Ben ritrovati, amici del gusto relativo. Finalmente ci rivediamo, inizio 2018, siamo ritornati, c'è stato tanto tempo di stacco dall'ultimo mio video. Ben ritrovati nella mia cantina, nella cantina del gusto relativo. Speriamo di poter essere un po' più consistenti quest'anno. Abbiamo dato un po' di luce alla stanza e ancora ne daremo nei prossimi video, speriamo. Adesso è un video, diciamo, di buon anno, del nuovo anno. Questo video, come i grandi youtuber, facciamo un unboxing un po' meno unboxing dei grandi youtuber, perché noi il pacco l'abbiamo eliminato, era troppo ingombrante. Vi presento solo i vini che abbiamo acquistato da tannico.it. Lasciamo perdere la logistica di Tannico, perché fa veramente, ecco, non vado oltre. Dicevo, unboxing, vi presento i video. Allora, qui abbiamo un, si vede, eccolo qui, possiamo metterlo. Ora c'è un po' d'ombra, ma mi perdonerete, questo è il primo video del 2018, già abbiamo dato una bella luminosità alla stanza e ne daremo ancora. Vi ripeto, è solo un'introduzione al nuovo anno. Letrari, metodo classico, Pas d'Ausée, viene riportata anche la vendemmia, quindi potrebbe essere tranquillamente un millesimato. Disciplinare, Trento DOC, quindi siamo in Trento, l'azienda è Letrari, metodo classico. Questo fa più di 24 mesi sui lieviti e la sboccatura è del 2017, di ottobre 2017. E questo è un metodo classico che vorremmo provare e che proveremo nelle prossime degustazioni. Poi abbiamo, spostiamo i Letrari, abbiamo Revy, sempre Trento DOC, vendemmia 2013, qui viene riportato l'anno ed è effettivamente un millesimato, sboccatura 2017, sempre Trento DOC, l'azienda Revy, l'ho detto, è un Brut, quindi questo qui un po' di liqueur d'expedition ce l'ha nel dosaggio Brut. Piccola parentesi, avevamo ordinato il 2012, ci è arrivato il 2013, altra grossa pecca di Tannico. Revy. Poi abbiamo un'altra bollicina, visto che le bollicine ci piacciono un sacco, spostiamo ancora, la mia ombra fa domina il fondo del nostro video, ma ripeto, è solo un'introduzione al nuovo anno. Siamo ancora con un metodino classico, vediamo se riesco a farvelo vedere ancora meglio, oh, così si vede bene. Benissimo, e forse faremo uno zoom anche degli altri. Però qui siamo nell'Oltrepò Pavese, il disciplinare è quello dell'Oltrepò Pavese, metodo classico DOCG, le altre due chiaramente, essendo Trento DOC, erano delle DOC. Anche qui è un dosaggio zero, vitigno, Pinot Noir, qui 100% del Pinot Noir. Oltrepò Pavese l'abbiamo detto, non ho detto la cantina, è Calatroni. Rifaccio innanzitutto un bello zoom su queste altre due, eccole qui. Sta mettendo a fuoco, bene. E anche di quest'altra, per par condicio, anche perché siamo in tema di elezioni, quindi la par condicio è, le pari condizioni sono fondamentali. Non so se leggete, non so nemmeno se la telecamera sta mettendo a fuoco, c'è un autofocus, va bene, comunque ve lo dico io, più di 24 mesi. Quindi dicevamo, i tre metodi classici li abbiamo scoperti, li abbiamo esplorati in qualche modo. Forse l'unica cosa, ecco, che non ho detto riguardava e riguarda per l'appunto la gradazione alcolometrica. Qui siamo intorno al 12% di gradazione alcolometrica, c'è una scritta un po' maldestra questo vino, questo riusciamo forse a vederlo meglio. Eccolo qui, 12% di gradazione alcolometrica, 12.5% di gradazione alcolometrica, il Letrari, dosaggio 0, Trento DOC. Invece il Revy abbiamo una gradazione alcolometrica altresì allo stesso modo di 12.5%.
eccola qui, 12.5%, sempre di gradazione alcolometrica. Bene, posiamo questi qui e andiamo a scoprire gli ultimi due. Gli ultimi due sono un bianco austriaco e un rosso californiano. Bianco austriaco, iniziamo. Grüner Veltliner è un vitigno tipico dell'Austria. Troviamo diverse trasformazioni anche in Südtirol, in Trentino Alto Adige, Südtirol più che altro. Grüner Veltliner di Brundlmeier, spero di averlo detto bene il nome, vendemmia 2016. 12% di gradazione alcolometrica. La particolarità di questa bottiglia è anche il fatto che ha che è una bottiglia da un litro, sostanzialmente 100 cl, lo vedete, 12%, qui si è letto molto bene l'etichetta. La sua denominazione è Weyland, più o meno siamo sulla stessa tipicità, sulla stessa, diciamo, organizzazione tedesca, più o meno, non è proprio vero in realtà, perlomeno in termini di nomenclatura, volevo dire. Quindi abbiamo visto il tappo Stelvin, non ve l'ho fatto vedere, eccolo qui, la mia ombra domina sempre alle mie spalle. Tappo Stelvin, perfetto. E ultimo vino è il Sebastiani Zinfandel, vendemmia 2014, California, siamo nella contea di Sonoma, 14% di gradazione alcolometrica. Qui i disciplinari vengono governati dalla AVA, American Viticulture Area, se non vado errato, non vorrei dire una minchiata, ma penso di non aver detto stupidaggini. Zinfandel, questo vitigno è un vitigno, diciamo, particolare nel senso che la sua storia trae origine dall'Italia. Ne parleremo un giorno quando faremo approfondimento sui vitigni. Il primo che vorrò fare sicuramente sarà quello relativo e legato al dolcetto, per il semplice motivo che mi ha accompagnato durante le vacanze, le ferie natalizie. Basta, con questo vi saluto, vi do ancora buon anno, speriamo di essere ancora più consistenti. Viva il vino, levo i vini e viva il gusto relativo. Ciao ragazzi!